Nella tarda mattinata di martedì 10 agosto, un uomo di 72 anni è morto all'ospedale Santa Maria di Terni. Il paziente, non vaccinato, presentava multiple e gravissime patologie. Era ricoverato dal 23 luglio scorso nel reparto di terapia intensiva Covid, in quanto risultato positivo. Era giunto in ospedale in condizioni gravi e, nonostante le cure intensive praticate per molti giorni dal personale sanitario, non ha superato le complicanze della malattia. Dopo settimane fa registrare un nuovo morto il Covid in Umbria, 1425 dall'inizio della pandemia, secondo quanto riporta il sito della regione aggiornato al 10 agosto. Aumentano da 30 a 31 anche i ricoveri nei reparti ordinari, mentre è stabile il dato delle intensive con un solo paziente. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 142 nuovi positivi e 80 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 2129, 61 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 2648 tamponi e 4807 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,9%. Allarme incendio martedì mattina all'aeroporto internazionale dell'Umbria. Un aereo privato vuoto in fase di decollo ha lanciato l'allarme per un probabile incendio a bordo. Le squadre dei vigili del fuoco si sono immediatamente schierate secondo la procedura e l'aereo si è posizionato sul punto stabilito. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme dovuto a una depressurizzazione della cabina quando l'aereo era in fase di decollo ma ancora a terra. Dopo un accurato controllo da parte dei tecnici e dal personale dei vigili del fuoco, l'allarme è rientrato e l'aeroporto ha ripreso le sue normali attività. I militari del nucleo SIDES di Perugia hanno affidato un crotalo alla struttura Zooproject SRL di Perugia, di cui è responsabile l'erpetologo Carlo Guidi. Il crotalo appartiene a una specie alloctona originaria del Sud America ed è considerato pericoloso per la salute e la pubblica incolumità. Questo esemplare, delle dimensioni di circa 80 cm, era stato recuperato al porto di Livorno all'interno di un container proveniente da Brasile. Recuperato in buone condizioni e posto sotto sequestro dai colleghi della SIDES di Livorno, viene oggi affidato alle cure della struttura perugina, una delle poche in Italia ad essere autorizzata dal Ministero dell'Ambiente per la detenzione di rettili pericolosi. Ondate di calore di livello 3, il più elevato, con temperature massime di 36 gradi, sono previste in Umbria mercoledì 11 e giovedì 12 agosto. Il livello di allerta 3 è il più elevato previsto dal centro di competenza del Ministero della Salute, spiega il direttore regionale alla Salute Massimo Braganti. Si registra quando le temperature rimangono molto elevate per più giorni consecutivi, sono spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, in particolare nei soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. I servizi sanitari e sociali delle ASL e dei comuni umbri sono a disposizione per informazioni ed eventuali necessità di assistenza dei cittadini. Una pulitina ogni tanto, no è? È quanto si chiede una nostra lettrice cittadina di Perugia. Faccio sempre quel vigoletto e ogni giorno è sempre peggio. È uno schifo per me. Figuriamoci per i turisti che si trovano a passare da lì. E sono tanti. Il vigoletto in questione è un tratto solo pedonale, tanto piccolo che nemmeno Google lo riporta nella sua mappa. Si trova nei pressi di Corso Cavour e delle scale mobili che dalla stazione Sant'Anna portano in centro attraverso la via Fiorenzuola e la via Cucuina. La lettrice, che ci ha inviato foto e video della zona, si domanda e ci domanda: ma il ristorante che sta lì vicino come fa? Il comune di Perugia non potrebbe fare uno sforzo in più? Il vigoletto, come si vede dalle immagini, è pieno di guano, di piccioni e di pipì con un odore nauseabondo. Chi è incaricato a pulire potrebbe gentilmente farlo più spesso, dice la lettrice. Capisco che i mezzi della Geseno non ci possono arrivare, ma esistono altri modi per pulire. Sono gli stessi che venivano usati quando si puliva la scalinata del Duomo prima della chiusura per i lavori di restauro. Lì lo facevano ogni giorno, ma perché i turisti che vanno al Duomo sono più privilegiati di quelli che passano dalla via Cucuina? Si chiama Borgo Bello, ma di bello non ha più niente. Non è una reprimenda, conclude la lettrice, ma un invito a pulire l'aria. Espulso dalla Lega il consigliere e assessore regionale dell'Umbria Enrico Melasecche. Il partito ha infatti comunicato la sua esclusione dalle liste degli iscritti con decorrenza immediata. Il provvedimento rappresenta un atto politico dovuto e legittimo, sottolinea Carroccio, adottato in conseguenza del venire meno del rapporto di fiducia con il partito e dall'incompatibilità tra il suo operato e gli obiettivi proposti dalla Lega nell'ambito di governo regionale, oltre che dal mancato adempimento delle norme statuarie della Lega. La Lega diffida Melasecche dall'agire e dal parlare in nome e per conto del partito.
Con l'esterno del Duomo in corso di restauro e con l'impalcatura ben mascherata da un grande telo che ne riproduce la facciata, la città di Perugia oggi ha festeggiato il suo santo patrono, titolare della Cattedrale San Lorenzo. Il cardinale Gualtiero Bassetti alle 11 ha presieduto in cattedrale la solenne celebrazione eucaristica insieme ai canonici alla presenza delle autorità civili. Come tradizione, durante questa celebrazione sono stati ordinati alcuni diaconi permanenti. Quest'anno è stata la volta di Stefano Bucarini, della parrocchia di Castel del Piano, Mauro Corazzi, della parrocchia di Pianello, Moreno Fabbri, della parrocchia di San Sisto. Ad animare la città per San Lorenzo quest'anno ci pensa la confraternita del Sopramuro con il Perugia Art Festival. Sono tante le iniziative durante la giornata conclusiva, mostre disseminate un po' ovunque, visite guidate, poesia nei vicoli e tanta musica dai terrazzi e dalle finestre dei palazzi storici.